Food and Grocery è stato definito il bambino d'oro dell'e-commerce del futuro. Ci può dire perché, dare qualche dato adesso e in prospettiva? Beh, intanto i volumi di acquisti di alimentari nel mondo sono la prima voce di consumo dei cittadini in tutti i paesi. Gli elementi che compongono il digitale sono strumenti che favoriscono l'accesso a una pluralità di prodotti e anche una pluralità di servizi. D'altronde c'è anche da dire che il cambio di abitudini del consumatore cittadino che ha aumentato la sua mobilità fa sì che le tecnologie digitali si sposano in maniera perfetta a quelli che sono i cambi di paradigma comportamentale da parte del consumatore, quindi l'incrocio tra una domanda sempre più mobile, una domanda sempre più segmentata, una domanda sempre più funzionale a soddisfare benefici personali, puntuali, familiari, diversificati, uniti ad un settore che è quello per definizione più importante, favorirà e sta già favorendo una crescita importante delle vendite online di prodotti alimentari. Sappiamo perfettamente che in tutto il mondo nuovi modelli di business si stanno affacciando in questo settore, la possibilità di comprare un piatto già fatto, un servizio già preparato, ma soprattutto quello che sta avvenendo è l'acquisto sempre più importante di prodotti alimentari specifici, vegani, antiallergici, basati su preferenze alimentari. La logistica è chiaramente l'elemento di discontinuità che sta avvenendo nell'acquisto del food. La logistica basata sui bikers che portano il piatto pronto, che una volta era semplicemente la pizza, ma che oggi è diventata la pietanza del ristorante di lusso, fino ad arrivare alla possibilità di fare un pasto a casa della signora Rossi, magari esperta di cucina thailandese, dove in qualche misura la piattaforma si fa carico dell'intermediazione. Stanno cambiando i modelli di business, stanno cambiando e si stanno sempre più perfezionando, segmentando le preferenze del consumatore, sta aumentando la mobilità e naturalmente l'offerta dall'altra parte si sta organizzando. La grande distribuzione in questo a che punto è, e quali sono le prospettive La a grande livello di tempo? distribuzione finora ha frenato, ha avuto paura di mettere in discussione i propri modelli di distribuzione fisica. L'acquisizione di un sito come per le filiali bancarie rappresentava l'acquisizione di un certo tipo di mercato locale. Oggi la competizione si è spostata su un altro piano, non ho più bisogno di competere sul sito. Devo competere sul cliente, sui suoi gusti, sulle preferenze, sui benefit attesi. E naturalmente, nel momento in cui è partita la bagarre da parte di uno o due giocatori, ormai si sono aperti gli argini e tutta la grande distribuzione ha in pancia dei progetti per ragionare su quale modello di business affrontare nella distribuzione digitale, che non vuol dire uccidere la distribuzione fisica, vuol dire complementare la distribuzione fisica o sul prodotto, o sulla segmentazione dei gusti, o sul servizio. All'interno della stessa Coop i modelli logistici proposti sono molto diversi, per esempio Nova Coop fa il click and collect da poco, Alleanza a Roma è partita addirittura con un magazzino dedicato. A livello di logistica, secondo lei quali sono le cose più interessanti? Ma io credo che qui non ci sia un unico modello, perché dipende dal proprio modello di business, dal proprio modello di servizio e dalla propria mix d'offerta. In Francia, per fare un esempio, siamo arrivati a 3.000 punti di click and collect. Oggi in Francia stanno tornando indietro perché sono addirittura troppi i punti di click and collect sviluppati. In Italia siamo appena partiti e non credo che ci sia un'unica risposta perché molto dipenderà dall'esperienza fatta sulla redditività del cliente. È chiaro che ogni modello cambia molto la tipologia del servizio, del tempo per l'esecuzione del servizio al cliente e ovviamente del mix di prodotti disponibili. In futuro continueremo a fare la spesa nel punto vendita o sarà una di quelle incombenze di cui cercheremo di liberarci? Ma io credo che sempre di più la spesa
dipende come ciascuno di noi la vive. Se la spesa è un'incombenza, cercherà di renderla automatizzata con sistemi esperti, dash, button, piuttosto che altri strumenti che eliminano la fatica. Per altri, per cui la spesa è anche un'esperienza di cucina, e quindi la spesa è funzionale alla propria esperienza, continuerà a essere un'esperienza positiva da fare sia in maniera digitale che in maniera fisica.